Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Lo sapevate che Pornhub ha rilasciato le statistiche dell'anno 2014? Adesso magari alcuni di voi logicamente obietteranno dicendo no, ma comunque chi se ne frega, apro un canale di videogiochi per certamente non per parlare di Pornhub. No, no, è un argomento piuttosto interessante perché tra le varie statistiche che ha rilasciato anche quello che è il traffico sulla piattaforma Pornhub proveniente da console. Quindi un argomento veramente molto interessante da andare a trattare con voi. Innanzitutto, cos'è Pornhub? Probabilmente voi lo saprete ben meglio di me. Cos'è Pornhub? È una piattaforma per adulti dove si vedono un sacco di queste o di quest'altre. Insomma, una piattaforma estremamente interessante con la presenza massiccia di meloni, cocomeri, banane, zucchine. Un ortofrutta per adulti, sostanzialmente. Non perdiamo quindi tempo, andiamo subito ad analizzare e vedere insieme questi dati. Possiamo vedere quindi dal primo diagramma come la maggior parte del traffico su Pornhub provenga da console Xbox, quali Xbox One, Xbox 360, e l'altra parte arriva dalla console PlayStation, quali PlayStation 3 e PlayStation 4, andandosi a spartire rispettivamente il 45,7% e il 40%. Nonostante ciò abbiamo anche un'importante percentuale che viene presa dalla Wii U e dalla Wii normale, ossia un 8,2%. Insomma, abbiamo anche un sacco di pipettatori seriali su Wii. Io spero solamente che non si confondano con il joypad andando a trastullare il joypad piuttosto di qualcos'altro, perché la forma è fallica e potrebbero confondersi. Dopodiché abbiamo anche un 5% per PlayStation Vita e anche Nintendo 3DS e Nintendo DS si conferma una piattaforma che comunque in crescita, una piattaforma in crescita sotto l'aspetto dei pippatori seriali, con un 1.1%. Ma questo non è il dato più importante per andare a vedere come effettivamente magari la distribuzione sul territorio di console, dove effettivamente vi è una maggioranza di console Xbox e PlayStation, ci porta anche logicamente a vedere come la maggior parte del traffico provenga anche da queste console. Il dato più interessante è quel dato che mette in confronto il traffico del 2013 rispetto al traffico del 2014. Bene, possiamo subito vedere come su console Microsoft, quindi Xbox 360, Xbox One, il traffico sia aumentato del 70,5%. Insomma, un sacco di segaioli su console Microsoft. Dopodiché abbiamo Nintendo Wii che segue a ruota con un 69,6%, un numero, devo dire, non a caso, 69. Beh, d'altronde che altri numeri potevamo vedere in una statistica come questa? Quindi ci mostra come, e anche appunto i possessori di console Wii cercano insomma in qualche modo di seguire a ruota il trend proposto da Microsoft. Passiamo a PlayStation Vita, perché non abbiamo solamente console casalinghe ma abbiamo anche delle console portatili, che possiamo portare con noi, e quindi possiamo portare anche il Pornhub, anche con noi. Difatti PlayStation Vita ha un incremento del 57,3%, anche questa console è ancora in continua crescita. Continuiamo a credere in PlayStation Vita perché a quanto pare, perlomeno per quanto riguarda il lato pornografico, un incremento, una crescita ce l'ha questa console. Dopodiché abbiamo Nintendo 3DS che a quanto pare è una console probabilmente più pensata per un pubblico più infantile. Fortunatamente il tasso di crescita si riduce, abbiamo solamente quello che è un 11.8%. Adesso però ragazzi passiamo in un dato in controtendenza. Abbiamo visto delle crescite esponenziali per Xbox, per Nintendo Wii e PlayStation. Beh, PlayStation risponde con invece un decremento, una riduzione del 36,8% di traffico su Pornhub per questa console. Su PlayStation 3 e PlayStation 4 gli utenti hanno smesso di segarsi, o comunque si stanno segando molto bene. I dati parlano chiaro. E qui dobbiamo parlare un attimo. Ma la spiegazione ragazzi è piuttosto semplice. Probabilmente chiunque ha acquistato una PlayStation 4 ha trovato una console che gli ha offerto un'esperienza videoludica intensa, una console che è riuscito ad intrattenerla grazie ai propri videogiochi, dei videogiochi che l'hanno magari coinvolto così tanto che non ha avuto la necessità di andarsi a spendere il proprio tempo andandosi a segare piuttosto su Pornhub piuttosto che altre piattaforme. Purtroppo non abbiamo dati delle altre piattaforme. Io appena potrò cercherò di recuperare i dati di YouPorn, tutte le UGIS eccetera eccetera. Le dico perché mi sono informato solamente per questo video, non per conoscenza personale, si intenda. Vediamo quindi che PlayStation 4 alla fine è stata una console su cui si poteva giocare. Xbox One? Beh, probabilmente possiamo vedere come, visto che abbiamo avuto un incremento del 70% di traffico sul sito porno, beh, probabilmente l'offerta videoludica offerta dalla console Microsoft non è stata così interessante, visto che ha spinto molti dei giocatori a passare le proprie ore piuttosto che a giocare e a seguire un divertente, interessante, intrigante, ammagliante porno. Porno sputato ovunque su Pornhub. Ecco, insomma, i dati sono chiari, eh. Non è che io faccio congetture, perché 70%, cazzo ragazzi, è veramente importante. Comunque, detto questo, oggi siamo andati a vedere insieme quelle che sono le statistiche del 2014 di Pornhub. Devo dire, è un dato interessante, perché dopo tutto parliamo sempre di videogiochi, vediamo sempre news, aggiornamenti, l'uscita, lo sviluppo del videogioco, ma le informazioni che noi veramente vogliamo sono queste, le informazioni calde. E cazzo, se calde non possono che essere queste. Parliamo di porno, più caldo di così. Vogliamo queste, vogliamo qualcosa di un po' diverso. Oggi vi ho proposto quindi
questo video, andando ad analizzare un po' le statistiche, commentatele anche voi qua sotto cosa ne pensate di questo incremento, quindi del traffico su console Xbox, mentre abbiamo avuto un calo del traffico su console PlayStation. Potete rispondere tranquillamente qua sotto, lasciatemi qua sotto le vostre opinioni per quanto riguarda questo video. Come al solito, io sono Legoast90, se vi fosse piaciuto questo video lasciate un bel like, un bel pollicino in su, se non foste logicamente iscritti al mio canale rimediate subito iscrivendovi, per così da non perdere i prossimi video. Io quindi sono sempre Legoast90, vi auguro una buona giornata e ci becchiamo ai prossimi video. Per non perdervi, ve l'ho già detto, iscrivetevi. Ciao! Perfetto, fatto! E adesso, ragazzi, dopo aver finito questo video, andiamo a cambiare questo dato PlayStation 4, meno 39%. Voglio un più 60! Andiamo a lavorare. Sarà dura, sarà molto dura dopo tutto, ma ce la posso fare. Andiamo a portare un più 60, più 65. 90%! 90!